solo una cosa posso dire, che Dio è stato fedele durante questi 25 anni, dove io ho visto una cosa. Se devo descrivere questo tempo, diciamo da quando il Signore mi ha aperto un pochino su questa possibilità di diventare prete, sin dal primo momento è stato che io sempre sono andato al limite e anche molte volte sono andato oltre il limite, cioè oltre la sua volontà, ma quello che io ho visto e ho sperimentato è stata una cosa sostanzialmente, che Dio ha allargato la sua volontà per far rientrare i miei casini nella sua volontà d'amore. Questo è Dio, io lo posso dire, questo lo posso dire. Non posso non dire questo, perché è vero che uscire dalla volontà di Dio è una sofferenza forte e anche arrivare tante volte al limite, no? Che dici, perché poi soffri tu nella mormorazione, nei peccati, in tutto quello che sia, nel fare la tua volontà, nel decidere te, lì si soffre, però è infinitamente più grande la gioia e la pace di sentirti amato lì. Non sto dicendo come Lutero, allora pecca così senti l'amore di Dio. Non sto dicendo questo perché poi non è necessario. Perché tante volte, anche senza, molte volte senza volere, senza neanche rendercene conto, andiamo per altre strade. Però la cosa che nessuno può fare, che nessun uomo può fare, è allargare all'infinito questo manto di misericordia che, anche se tu stai lì in fondo, arriva là. È quello che ha fatto il Signore, per esempio, con i discepoli di Emmaus, che vi invito a tenere presente, per esempio, con tutti i ragazzi, i fratelli che non sono qua, che non vengono al cammino, anche tanti genitori. Perché mentre si celebrava la Pasqua nel cenacolo, questi due se ne erano andati. E allora la Pasqua va da loro. E la Pasqua li segue. Fino al momento che la Pasqua, che è Cristo, decide, come quando fa una corrida, di dare il colpo di grazia. Gli ammaestra, gli parla nel cuore. Fino a che loro dopo dicono: ah, ma ci ardeva qualcosa nel cuore, mentre comunque continuavamo ad andare via, andare dalla parte opposta di dove stavano i fratelli celebrando la Pasqua nel cenacolo, nella delusione, nella mormorazione. Noi speravamo che fosse lui, eccetera. Questa per me è l'immagine, che poi è la stessa del figlio prodigo, che, ripeto, è per me fondamentale, perché sicuramente Dio ha continuato a parlare a quest'uomo, a questo ragazzo, fino a che è potuto rientrare in se stesso, e la nostalgia e la fame gli hanno fatto fare quel movimento identico a quello di Matteo, di alzarsi e tornare a casa. Tutta un'altra persona dice: l'ultimo, l'ultimo, basta che mi arriva una briciola di quello che mangiamo a casa, perché quello che ho mangiato fuori mi ha portato a morire. Io questo posso annunciare. Non mi sento di annunciare altre cose della mia vita, i miei 25 anni di prete. Un amore senza limiti di Dio, ma veramente senza limiti. E comincio a capire che vuol dire Dio ti ama così come sei, perché quando sperimenti come sei, allora a ogni pezzo di come sei capisci che là ti sta amando, che là ti vuole bene, che là ha pazienza, che là non ti esige nulla. Che non ti mette i bastoni fra le ruote, alle volte anche lo fa, ma poi dopo una, due, tre volte che ti ha messo i bastoni fra le ruote per cercare di riprenderti, ti lascia. Guardate che a noi sconvolge, perché voi tutti volete essere liberi, ma non volete essere liberi veramente, eh? Voi non volete, noi non vogliamo essere liberi. Dobbiamo essere liberi però col paracadute. Però come quando vai in cordata, quando vai sulla montagna, libero sì, però con una corda, perché se dovesse andare male, eh no,
Vuoi la libertà? Guarda il padre del figlio prodigo. Una parola non gli dice. E praticamente lo ha ucciso. Perché la eredità, se tu vuoi l'eredità oggi, tuo padre dice, Marameo, aspetta che moro. Anche perché può darsi che, non so, 1.000 euro, saranno 300, perché magari mi servono per andare all'ospedale. Tu li vuoi adesso? Mi ha fatto un'ingiustizia enorme, vuol dire che lo ha ucciso. Il padre non dice una parola. Questo è l'amore di Dio. Lo lascia andare, ma lo lascia andare veramente. Mo adesso vai! E si è fatto tanto, tanto, tanto male. Dico questo perché oggi la parola dice una cosa bellissima a tutti noi. Cioè distrugge come una bomba proprio atomica qualsiasi nostro moralismo. Uno di voi ha detto, no, sempre che cosa devo fare. E qua lo dice, cosa dobbiamo fare? Bellissimo. E subito esce il moralista. Quello gli sta dicendo, tu mi cerchi moralisticamente perché ti sazi, ma io ti do qualcosa di diverso. Cerca me, cerca il pane vero, cerca quello che ti sazia veramente. Che devo fare? Come risponde il Signore? Mi spiazza, perché non gli dà nessuna cosa da fare. Dice solo una cosa, buttati in me. Perché credere vuol dire appoggiarsi. Buttati in me. Buttati in questo amore, perché vedi che sto qua. Adesso vediamo questi alberi, no? A me mi aiuta tantissimo, sempre l'albero. L'ulivo sarebbe meglio, però tutti. Perché è un pochino questa parola, è un'omelia su questa parola, l'albero. Perché l'albero ha una radice che va profonda, o almeno si estende a seconda dell'albero, e poi cerca costantemente, quindi cresce, il sole, il cielo. E in mezzo? Nodi, macelli, guarda quello curvo. Ripeto, un ulivo è meglio, no? Ma quello che è fondamentale in un albero è la radice e la punta. Che abbia sole, che abbia la vita. E questo sta dicendo oggi la parola. E questo sta dicendo questo pellegrinaggio che abbiamo fatto. Io sono venuto perché tu abbia la vita e l'abbia in abbondanza. Per questo la missione, qualsiasi, la testimonianza, ma non solo la missione all'amico o al collega o a quello che sia, la missione che è la relazione con la tua fidanzata, perché tu sei in missione verso la tua fidanzata, verso il tuo fidanzato, verso tuo marito, verso tua moglie. Abbiamo ascoltato nel Salmo responsoriale, tu hai una missione nei confronti dei tuoi figli, gli devi trasmettere la fede. E come gliela trasmetti? Soltanto facendo le lodi e dando una parola bellissima o meno bella? Ma se tu hai una parola ai tuoi figli e poi dopo i tuoi figli costantemente vedono che tu stai attento ai 50 centesimi, non serve assolutamente a nulla, perché quello che rimarrà nei tuoi figli è che devono stare attenti al soldo costantemente, per dire, no? Allora, qual è la vita in abbondanza? La vita che sovrabbonda. E quella non te la puoi costruire, non te la puoi dare da te, non ti puoi dare tu la vita. Questo pane viene dal cielo, è un'altra cosa, non c'ha niente a che vedere con tutte le cose del mondo, niente. Per tutto tu puoi lottare, puoi affaticarti, puoi sforzarti, puoi decidere, puoi pianificare, puoi provare. Per l'unica cosa necessaria, bella, importante, vera, autentica, non devi fare niente. Devi solo accoglierla. Ci credi a questo? Ma tu ci credi veramente? Ci credi che adesso ti viene data gratuitamente, senza nessuna condizione, l'unica cosa necessaria che dà vita e vita eterna a te? Per cui tu non hai più fame. Non hai più fame di chiedere amore all'altro. Di chiedere affetto all'altro. Ma è bellissimo che tuo marito ti dica, o tuo fidanzato non te lo può dire, perché fino a che, io credo sinceramente che fino a che non ti sposi, nessuno potrebbe dire ti amo, perché nessuno
ha messo completamente la vita attraverso il Signore nelle mani dell'altro. Quindi al massimo desidero amarti, ti voglio bene, ma non di più. Però al di là di questo, vedete, amo, ve lo dite pure voi tra fidanzati, amo, amo che è come dire francese o marcia dalla macchina, è uguale, voglio dire, non è che cambia molto. Però non, tu puoi dare perché hai ricevuto, tu puoi dare perché c'hai le radici, tu puoi dare perché c'è una radice nella tua vita che è quello che non ti fa più avere fame, quello che ti nutre costantemente, nascosto, nessuno vede, un pochino si vedono le radici, ma tu non vedi adesso che la radice mangia, ma quella radice costantemente riceve alimento. Normalmente, perché venga bene, c'è anche bisogno di tanta cacca intorno, no? Per cui qua c'è sta quella naturale delle mucche, se no bisogna dargli il concime. Non è possibile, che non può nascere niente, lo diceva pure De André, no? Che dalle tame nascono i fiori, è vero, per cui quanta ce ne vuole nella vita. Ma tu non lo vedi, ma se ti nutri bene, ne vuoi ancora. Per questo vai verso il cielo, per questo naturalmente desideri il cielo, naturalmente vai più in alto. Naturalmente, guarda che impressionante, perché come no, Benedetto, l'abbiamo detto, tanto era radicato nella storia dove Dio si è fatto carne, dove Dio lo alimenta, che lo porta a vivere per il cielo. Nessuno può impegnarsi veramente giorno dopo giorno perdendo la vita se non guarda al cielo. Chi più punta al cielo vive intensamente la terra. Non i politici che non pensano al cielo, non i filosofi, non gli uomini di cultura, non quelli che fanno le rivoluzioni, le ideologie, tutte le cazzate decrete e via. Quelli non c'hanno il cielo, per cui non stanno nemmeno piantati nella terra, vagano come così. Oggi devo fare questo, oggi sento di fare questo, danno anche la vita, magari ci muoiono pure per quello, come eroi, ma non hanno smosso una virgola. Dispiace tanto, ma tutti i soldati che sono morti, per che cosa, nella prima guerra mondiale, per che cosa, sinceramente, per che cosa? Poveracci, hanno dato la vita, con molta rettitudine di intenzione, tanti, ma oggi, per che cosa? Tu puoi dare veramente la vita per il cielo, perché hai il cielo dentro. Allora, nel segreto di una donna che sta lì a casa tutti i giorni e cambia pannolini e pulisce la casa e cerca di fare qualcosa per suo marito quando torna, stira la camicia, eccetera, e nessuno saprà mai nulla. Quella donna che magari va a fare shopping una volta ogni quattro mesi perché non ce la fa, che sicuramente c'ha le tentazioni di tutte, devo trovare i miei spazi, devo trovare i miei momenti, tutte queste cose, devo andare alla spa. Però quella vita nascosta, quel marito che tutti i giorni va a quel lavoro assurdo, quel lavoro che non serve a nulla, che non lo gratifica, ma che gli fa portare quei soldi per cui può comprare le scarpe a suo figlio, può dare un pezzo di pane a sua moglie e ai suoi figli, può pagare l'affitto, può pagare la benzina, può pagare gli studi. Quello che nessuno vede, che è una cosa e che lo distrugge perché è rutinario, perché gli fanno mobbing, perché lo prendono in giro. Quello lo puoi fare soltanto perché c'hai delle radici profonde e hai questo pane che viene dal cielo, questa acqua che irrora e feconda tutta la terra e dà a te un alimento che ti fa essere Cristo, che stende le braccia sulla croce perché punta al cielo, perché la tua vita, cioè, guardate, sono bellissimi gli alberi perché vogliono andare sempre più su, sempre più in cielo, perché tu sei fatto per il cielo. Allora vedi che sei naturalmente vivo, sei quello per cui sei stato creato. Immagine e somiglianza di Dio, che desidera Dio, che cerca Dio in tutto quello che fa, che vive per il cielo, ma non perché io me lo sono detto, non perché io mi impegno, non perché me l'ha detto il catechista, non perché è naturale, fratelli, cioè il cristianesimo è questo. Cosa dobbiamo fare per avere questo pane? Credete che cos'è? Una cosa intellettuale?
perché parliamo bene, perché parliamo male. Ma non è vero nulla. E cos'è credere? È che fino adesso io ho creduto, qualcuno ha detto, mi sono abbandonato a peso morto su una cosa, su una persona, fosse anche mio padre, perché tu soffri perché hai imposto fede in tuo padre. E tu hai pensato che tuo padre dovesse essere Dio, per questo quando tuo padre si incazza e ti tratta male, casca il tuo mondo perché tu hai messo tutta la tua vita in lui e devi vedere che non è così. Allora la fede viene dalle delusioni, viene dalla friabilità di tutte le cose che non sono Dio, fino a che tu a un certo punto dici a corpo morto, ieri era Sant'Ignazio di Loyola, diceva l'obbedienza, che è la stessa cosa della fede, come un cadavere, cioè abbandonato completamente così, buttato così a corpo morto sul Signore. Questa è la fede, appoggiarsi completamente nell'unico che non tradirà mai, nell'unico che non smetterà mai di amarti, nell'unico che non ti romperà mai le scatole e che quando ti corregge, ma ti corregge con le mani crocifisse, perché prima di correggerti ha perdonato quello che tu hai fatto. C'è una moglie che perdona prima il marito e poi lo corregge? Oppure lo corregge perché vuole che sia come dice lei? O non è, è un'altra cosa, non la conosciamo, per questo dice alla fine, Manu, che cos'è? Non lo conosco questo amore. Ogni giorno io devo uscire dalla mia tenda, devo uscire da me stesso, devo uscire dai miei schemi, devo uscire dai miei progetti e scoprire una cosa nuova, che ho fatto una cazzata e prima lui mi ha amato. E questo è il pane che non si corrompe, che il mio peccato, la mia morte, la mia puzza, la mia corruzione non ha potere su questo amore. Tu puoi pensare male di lui e lui non pensa male di te. Tu puoi tradirlo e lui non ti tradisce. Tu puoi distruggere la tua famiglia e lui non distrugge te. Per questo abbiamo nelle comunità migliaia di famiglie ricostruite, ricreate. Migliaia di fratelli che si riconciliano. Milioni di rapporti tra genitori e figli che... Come? Diventano una cosa nuova. Non perché hanno fatto terapia di gruppo, perché si sono parlati, perché hanno capito dove ho sbagliato io. Ma che capisci dove hai sbagliato? Lo rifai! E morirai facendo quell'errore. Per cui il fidanzamento non è aggiustarsi, cercare di essere l'uno per l'altro, avere gli stessi interessi, sforzarsi, ti piace la partita, vengo con te alla partita, ti piace leggere questo, mi parli di Tolstoi quando voglio giocare al videogioco, parlami di Tolstoi, dai, che bello. Cioè, non è così, tuo marito gli piacerà la partita più di ogni altra cosa, tuo marito non sopporterà tuo nonno e non lo sopporterà e ogni volta che dovrà andare a casa tua, a Natale, a Pasqua, ti farà il muso. Ma non perché non è cristiano e non ama, ma perché è un poveraccio. Ma il miracolo è se mette quel sedere sulla macchina e andrà con te. Ma il problema non è quello. Il problema è che tu sei amato. Allora quella differenza non ti farà male. Quella differenza sarà invece il luogo dove tu vedrai il miracolo enorme, che questi due completamente diversi, questi due completamente impossibili da amalgamare, stanno 20 anni, 30 anni insieme. Magari diventano catechisti e tu li conosci in comunità e dici ma... E poi vanno a fare catechesi e la gente piange, conosce il Signore, dice questi? Io la prima esperienza di catechesi, stavo con una coppia di Venezia, pazzi scatenati, che si davano i piatti tutte le sere. Stavamo a casa di una famiglia in missione, che era andata in missione, dico scusate, questi quando tornano con che mangiano? Ma non sto scherzando, questi tutte le sante mattine, le lodi gli davano fuori tutti i demoni, e finite le lodi, boom, io tra l'altro ho fatto, non sto scherzando, è storia, mi sono dovuto abbassare perché questi davano i piatti, poi dopo incazzati neri, in macchina, una 128 verde pisello che mi vergognavo come un cane, 22 anni ci avevo, un prete sordo come una campana, io dovevo guidare sta macchina, lei pazza isterica ancora viva, che ogni volta mi diceva vai piano, una volta a 10 km da Trento ho fatto scendere perché non potevo più, era una cosa incredibile, io dico ma
perché io mi ero alzato itinerante, che bello, adesso vado, itineranza, Luciano e Teresa, vado in itineranza, che meraviglia. Non sapevo niente, non capivo niente, facevo i cavoli miei, cioè non è che avevo capito bene quello che era, ma quello che avevo capito è una cosa, che questi si tiravano i piatti, si insultavano. Lui ci ha avuto l'infarto, per far star male alla moglie si fumava il Marlboro, per farle male, dice, adesso mi prendo un infarto alla faccia tua, capito? Cioè cose assurde si facevano. Entravamo in macchina con questa bomba atomica, con sta, per tutte le strade là con sta 128 verde pisello, arrivavamo, facevamo catechesi, quattro donne in un paese del Trentino, che dicevano tutte così, non capivano assolutamente niente, tornavamo in macchina felici, e andavamo, io ero felice che andavamo a mangiare la pizza, e questo tutte le sere, capito cos'è il cristianesimo? Capito che cos'è? È questo pane che viene dal cielo, che tu non conosci, che conosci ogni giorno, ma che ti riempie, perché è l'unico amore per il quale tu sei fatto. Per questo non è che io devo fare, cosa devo pensare. Cioè, sinceramente, ma sti cavoli. Cioè, tante volte noi facciamo risonanze e alla fine è soltanto un ego che comincia a mettere che mette rami, ego. Io ho capito, io devo fare, io ho pensato, io mo me devo, perché io parlo poco, però adesso devo parlare tanto. Io ho fatto questo. Signore dal cielo dice, ma sti cazzi. Ma ieri c'era, il figlio del Cassamortaro, ieri l'ho incontrato, e qui sul papaccio c'ha un bellissimo tatuaggio, sti cazzi. No? E quello dico, è vero, ma non perché Dio non vuole dare, come dice, attenzione alle tue nevrosi, ma perché non c'hanno proprio, cioè, che tu ce l'hai o non ce l'hai, non cambia nulla. Guardate Carmen, poi leggete i diari. Carmen non aveva problemi, era una donna libera, ma perché? Perché la sua vita non era Chico, cavolo, c'ha Chico, oh! No, a parte proprio, cioè, insopportabile Chico, ma al di là dell'insopportabilità, c'hai Chico. Ma non era Chico la sua vita, gli voleva un bene dell'anima, guai chi glielo toccava. Ma la sua vita era Cristo. La sua vita era Cristo. Ma non anche questo in un senso moralistico, fratelli. Perché questo è un dono, è un regalo che il Signore vuole farvi. Noi impariamo una cosa dall'Eucarestia, stando seduti, che tutto è grazia. Io una cosa mi ha salvato a me nella vita, che quando avevo 16, 17 anni, 18 anni, stavo con una ragazza, io non so come, cioè come, se a pensare oggi non ridisco, di come io arrivavo all'Eucarestia, e a me nessuno mi ha mai cacciato, mai, adesso capisco che era impossibile avvicinarsi, in quel modo, ma in quel momento, che cosa tu puoi dire questo? Puoi dire di essere stato amato così, ma veramente, veramente, è questo. La parola oggi ci ha detto questo. Tu mi segui, ma per un'altra cosa, perché ti sazi culturalmente, intellettualmente, sentimentalmente, cristianamente, neocatecumenalmente. Gaucinamente, piolinamente, com'è? Martuscellamente, ceccarelmente. Siamo ancora più fighi come ceccarelli, ancora più neocat. Non è niente quello. Tu non, perché mi segui? Per quello? Per essere neocatecumenalmente corretto? Ma non è quello. Cerca il mio amore. Cerca veramente il mio amore. E sarai quello che sei, e sarai libera di essere nevrotica, sarai libera di mandare a fanculo una persona, sarai libera di essere quello, ma non perché devi peccare, ma no, ma perché, spero che capiate quello che voglio dire, spero che un rapporto vero e autentico col tuo fidanzato e anche con tuo marito, quello che abbiamo visto tante volte, che io e Carmen litigare in piena Eucaristia, voi pensate che non eravano pazzi, facevano teatro? Oppure era qualcosa che stava al di là, perché la punta stava già in cielo e loro erano già in cielo, per cui c'è una libertà, per cui ogni litigata era per amore di quella persona.
non per cercare se stessi. Allora, coraggio. Io vi invito oggi, come sigillo in questa Eucaristia, a prendere veramente, stendere le mani e dire Amen. Amen al tuo amore per me. Ti prego che io possa sentire profondamente il tuo amore, che io mi senta amato, amato, e che questo mi basti. Che arrivi là nel profondo di me, dove io sono veramente io. Dove io sono veramente io. Tu sai, come è risorto Cristo? Con una carne? L'hanno riconosciuto? No. Momenti sì, momenti no. Era un'altra cosa. Quello significa che quello che rimane nel cielo, eternamente, è l'opera di Dio nella tua vita, il suo amore per te. Le stupidaggini, le nevrosi, le crisi, le litigate, quello non rimane. Quello, noi saremo noi, ma trasfigurati, un'altra cosa. Tutto amore, tutta luce. Quello che dentro, nella stanza più intima, nello scrigno di te stesso, sei tu, lì dove si incontri con Cristo e sei solo tu con Cristo. E da dove nascono tutte le buone azioni, tutti i buoni pensieri, l'apertura alla vita, il perdono. Lì nasce qualcosa naturalmente, quello è eterno. E in quello tu sarai, potrai riconoscere tua moglie, tuo figlio, tuo padre. Le altre cose passano. Oggi ci sono, domani non ci sono. Questo è l'amore infinito che viene a prendere possesso della nostra vita oggi. Vediamo. Thank you.